Ciao ragazzi e bentornati, andiamo avanti a parlare di penne perché oggi parleremo della Hummingbird, ovvero più precisamente della Bronc versione V8, ma prima... Guantino 1 e guantino 2. Così è come si presenta la Bronc, c'è una prima scatola, marchio Bronc, vagamente capibile, rotary machine, qua c'è il marchio con il sito per eventuali informazioni e niente più. Apriamo il primo pezzo, scatola che si apre basculante con calamita e dentro troviamo un bel marchione Bronc TM, troviamo due O-ring e la macchinetta Bronc V8. La macchinetta si presenta così, alluminio, molto carina, esteticamente molto molto bella, mi piace davvero tanto, sembra una cosa super professionale, mi piace davvero tanto. Appunto, alluminio, un po' scivolosa, devo dire che per gli amanti del grip questa è un po' scivolosa, ma basta comunque usare delle bende, bendarla e questa macchinetta sicuramente non scivolerà più. Apriamo la nostra Bronc, mi spiace che non abbia i dentini, cosa che a me, sapete benissimo, piacciono molto, quindi priva di dentini, ma noi andiamo ad aprirla tutta. Andiamo a vedere com'è fatta. Attacco RCA, ovviamente, protetta dai colpi. Macchinetta in corpo unico, cioè tre sezioni, ma comunque un pezzo unico, non si era mai vista una cosa così. Solitamente si vede il rotore, il motore, tutto qua. Non si vede niente, non c'è concesso aprire, è tutto chiuso e vediamo solo la punta che va poi a battere il nostro ago. Ma questo è pezzo unico, anche bella pesantuccia. Questo è solo un grip, una cover estetica. Ovviamente facendo una cover estetica così spessa e così lunga e un corpo unico, la macchinetta pesa un po'. Però per gli amanti delle persone che gli piace avere del peso in mano, male non fa ovviamente. Per chi invece piacciono magari le macchinette ultra leggere, questa cosa non gli appassionerà molto. Ovviamente O-ring di ricambio, qua ce ne abbiamo due, potevano metterne anche tre visto che ce ne sono tre, ma la loro scelta è stata quella. Riavvitiamo il tutto. La macchinetta sembra ben fatta, non ha giochi, sembra davvero ben costruita la macchinetta. Motore a 12 volt, voltaggio consigliato dai 6 agli 8 volt, escursione dell'ago da 3,5. La macchinetta è lunga 13 e larga 27. Il motore è un motore svizzero, sarà Maxon, penso, presumo. Andiamo ad accendere e vediamo. Ricordiamo che la Bronc è la successora, perché è una macchinetta, successora della Mini Bronc, famosa penna che a me piacque davvero tanto, perché costava poco ed era molto molto buona per fare i reel e per iniziare. Sarà questa all'altezza? Anche lei comunque costa pochissimo, pensate che questa macchinetta fatta così bene, costa solo 234 euro più IVA, quindi davvero davvero poco. Se il motore davvero, presumo proprio di sì perché se l'hanno scritto è un motore svizzero, questa macchinetta ha un buon motore e costa davvero poco rispetto al motore che monta dentro, quindi è un super affare. Andiamola ad accendere. Macchinetta silenziosissima, perché è silenziosissima, ora sta girando a 6.3 ed è davvero silenziosa. Proviamo a montargli una cartuccia. Il rumore ovviamente è il rumore della cartuccia. Le andiamo a provare sulla nostra pelle sintetica. Ora sono a 7.8. Questa era la Bronc V8 da vicino e ora vi dico che cosa ne penso. Bronc V8, macchinetta che esteticamente mi è piaciuta davvero tanto. Come realizzazione e progettazione mi piace davvero tanto. Design bello, sembra bella solida, non ha nulla fuori posto. E io parlo di questa macchina pensando sempre al prezzo, perché mi sembra davvero strano che costi così poco. Perché a me sembra davvero una macchina fatta, concepita e costruita davvero bene per quello che costa. Motore svizzero molto molto buono. La macchinetta come si comporta? Partiamo innanzitutto dai contro, che non sono tanti, ma ahimè ci sono, ovvero non sono contro, sono cose che a me non piacciono molto, ma non sono contro.
Il fatto che non abbia le sfere potrebbe essere un problema, perché la macchinetta potrebbe iniziare a girare senza che noi ce ne accorgiamo, perdendo così il setting, ovvero l'escursione del lago. Però è abbastanza dura, ok? Quindi secondo me, finché non si consumano tanto i suoi OR, questa cosa potrebbe anche non accadere, perché lei è davvero dura. Appunto perché è molto dura, un'altra cosa che mi sorge dubbiosa, perché io ho usato un po' questa macchina, e la difficoltà che ho incontrato con questa macchinetta è stata di settare la macchina, perché noi quando copriamo tutta la macchina, ok, e poi copriamo questo pezzettino qua con questo strano ingombro, è difficile coprire bene la macchina, ok, perché è tutto curvo, e se noi copriamo in un blocco unico questo non gira più. Quindi ok che mi piacciono le macchinette che vanno sopra alla parte dove attacco il cavo, perché così riesco a girarle meglio, ma forse era meglio un po' più basso. Dici, Sergio, non ti va mai bene niente. È vero, perché se è troppo in basso, io coprendo la prima parte e la seconda parte, poi mi viene scomodo da settare. Se è così lungo però e mi resta fuori, adesso sono fuori tanto perché lei andrebbe settata più o meno in questo modo, coprire questa parte è davvero difficile, e qualora io riuscissi anche a coprire questa parte, poi con i guanti mi viene difficile pinzare vicino al cavo, perché c'ho anche il cavo qua, e settare la mia macchina, perché lei è davvero dura. Non possiamo renderla neanche tanto molle, se no gira, quindi è abbastanza difficile settare questa macchina. Come ho trovato questa macchina? Motore assolutamente buono, motore svizzero che va, spinge, buono. Per farlo spingere bisogna alzarsi un po', intorno ai 7,5, gli 8, perché se voi sperate di lavorare con questa macchina a 6, probabilmente riuscirete solo a velare qualcosa, perché lei incomincia a spingere davvero intorno ai 7,5, perché prima è molto molto morbida e penetra davvero poco, è molto morbida, fa fatica a entrare. Se saliamo un po' con il voltaggio però si può anche fare, ovviamente secondo il mio punto di vista. Fin qua sembra tutto bello, motore bello, macchinetta bella, costruita bene, ha un prezzo basso, ma c'è un però, perché c'è un però, e c'è sempre un però, ragazzi, no, il mondo finirebbe, cioè si vende solo questa e basta, ma c'è sempre un però. Il però di questa macchina è che io, lavorandoci un po', le prime impressioni sono state, ma c'è qualcosa che non va, o sono io che non riesco, o c'è qualche problema, non lo so, non mi trovavo. Alza il voltaggio, abbassa il voltaggio, cambia la cartuccia, magari quello, magari l'altro. Sono impazzito un po', perché davo per scontato che i dati di fabbrica fossero quelli. Mi ha sorto il dubbio, dicevo, ma c'è un comportamento strano di questa macchina. Allora sono andato a misurare l'escursione del lago, e l'escursione del lago non arriva neanche a 3. Quindi è un 2.5/3, non è un 3.5 effettivo. Se voi prendete il vostro bellissimo ago, se noi prendiamo il nostro bellissimo ago e lo mettiamo a filo a macchinetta spenta, a macchinetta accesa, lui misura 2.8/3. Cosa molto grave? No, assolutamente no. Però vi fate un'altra idea su questa macchina, perché se uno la prende a 3.5, consapevole del fatto che a 3.5, tipo questa, che forse era anche 4, ma con una corsa molto più lunga, io posso farci del colore piatto o delle linee, se ho un 2.8/3 è molto probabile che l'ago mi si inceppi, perché il 2.5/3 è per chi fa ritratti o cose molto soft, quindi molto velate, molto in superficie, ok? Non posso andare giù tanto perché la macchina si inceppa nella pelle. Quindi questa macchinetta, secondo me, è adatta ed è la morte sua, perché il peso a me piace, è il peso giusto che dovrebbe avere una penna. Non leggerissima, ma comunque buono, che si sente un po' in mano. Ma adatta secondo me per il black and grey, perché il black and grey io riesco a velare, e questa macchinetta è davvero antivibrazione, ha un buon motore, non fa rumore, entra bene, è molto soft, quindi soft più facciamo 3 di escursione, secondo me è un'ottima macchina per il black and grey. È una penna che si adatta a far tutto? Secondo me no, forse lo era ancora di più questa per fare tutto. Però se io la voglio come muletto per black and grey, non faccio mai color e ci sfumo e basta, e poi ho un'altra macchina per fare le linee, questa è un'ottima macchina e costa anche pochissimo. Quindi macchina per il black and grey secondo me super top. Fatta bene, a tutte le qualità, non c'è nessuna pecca, forse sì, mancano le sfere, ma per il resto va benissimo. Se però la prendiamo pensando che è un 3.5 e che ci possa fare tutto, questo no. Quindi
Per quello che c'è scritto c'è qualche pecca, però se noi la pensiamo come macchinetta per il black and gray, molto molto bene. A me è piaciuto davvero tanto per il black and gray a questo prezzo, davvero. È probabile anche che una persona che acquisti questa macchina non sapendo che ha una corsa così corta, poi si lamenti anche della macchina. Invece la macchina funziona bene, ha solo una escursione molto più corta di quello che scrivono. Molto più corta, da 3.5 mm a 3 mm, cioè 0,5, ok? C'è mezzo millimetro. A alcune persone potrebbe sembrare poco, per noi è davvero tanto. Per le persone che tatuano mezzo millimetro si sente di differenza. Quindi questa era la Bronc, a me è piaciuta. Vi ricordo di mettere un like se vi è piaciuto il video, commentate qua sotto, fatemi sapere se vi piace, se volete prenderla, se ce l'avete già, come vi trovate. Qua sotto vi lascio anche il link dove poter andare a acquistare sul sito di Body Supply. Condividete questo video e iscrivetevi al canale per allargare la community. Seguite le mie live, così se volete venire a chiedere informazioni o vedere come funziona lei in real potete farlo, perché spesso siamo live su Twitch. Qua sotto vi lascio anche il link su Twitch. Per il momento non mi rimane che ringraziarvi, ci vediamo alla prossima e buon Natale. Buon Natale. Va bene, buon Natale.